Giovedì, nella sede del Consiglio regionale, sarà presentato il libro Le porte dell'Occidente sull'esperienza di contaminazioni culturali, di cui sono protagonisti anche i Radio Dervish. Qui in studio con noi il leader storico Nabil. Benvenuto. Grazie. Un libro di Giuseppe Lo Iacono che è un omaggio alla vostra lunga esperienza musicale. Il libro ovviamente rievoca quella memoria, quella esperienza, bellissima esperienza, umana soprattutto per quello che l'ho potuta, per come l'ho potuta vivere io insieme al mio socio Michele Baccaro. È un'esperienza che rievoca una memoria necessaria oggigiorno, perché è una memoria di uno spazio di possibilità, no? Insomma, sembra un ossimoro oggi. Questo termine, però è una memoria necessaria ed è proprio questo la funzione della memoria riportata nel libro di Peppino, mio caro amico Peppino, perché appunto ci ricorda e ci riposiziona sulla possibilità e sull'insistere sull'opzione del dialogo e dell'aprirsi verso l'altro e verso il diverso. Lei è di origine palestinese, sì. Vive da 40 anni in Puglia cercando di rafforzare i legami tra Oriente e Occidente, è così? È così, sì. Io sono arrivato qui, ho approdato qui, ho scelto di vivere, di aderire anche ai valori costituzionali di questo paese e ho scelto di diventare un ponte fra Oriente e Occidente in un'Italia che ha la vocazione di essere porta dell'Occidente ma anche allo stesso tempo porta dell'Oriente, un'Italia che ripudia la guerra, un'Italia che dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere e deve essere come vocazione un portatore di dialogo, di pace. Nel mondo. Lei come sta vivendo la guerra che si è riaccesa tra Israele e Hamas? È drammatica perché nessun massacro può giustificare un altro, perché così è l'umanità intera ad essere sconfitta, no? Vivo con una certa delusione. Questa descrizione di quanto sta succedendo a Gaza, perché purtroppo le nostre istituzioni hanno scelto di schierarsi dalla parte belligerante e non scegliere il dialogo, un dialogo possibile, una diplomazia possibile che poteva risparmiare la vita di migliaia di esseri umani che muoiono all'ordine del minuto, all'ordine del giorno. Sono anche deluso da quello che ne viene fuori come un racconto di quello che accade giù, rendendo i palestinesi come soltanto dei numeri. Non sono dei numeri, sono delle vite, sono delle speranze, sono delle aspettative, non sono numeri. Mi dispiace essere, oppure viene che venga descritto in modo non neutrale, schierato con le scelte governative e poco umano, disumanizzando quello che sta vivendo la popolazione di Gaza. Grazie, grazie a Nabil e in bocca al lupo anche per questo libro. Viva il lupo.